È un fatalismo atavico quello che spinge i molisani a sentirsi una specie di popolo di serie B, pronto a puntare il dito su ciò che non abbiamo e, per ironia della sorte, anche su ciò che abbiamo, ma che secondo curiosi ragionamenti pseudofilosofici non meritiamo. È un bicchiere costantemente mezzo vuoto, ma in molti casi si tende a criticare o a distruggere anche la parte mezza piena. Siamo stati capaci di tirare le pietre perfino al colosso della moda ITR, che reggeva e da solo l'economia di mezza regione. Poi, quando è crollato, si sono piante lacrime amare per le migliaia di posti di lavoro perduti. E così è stato per la gamma di Boiano o per lo zuccherificio del Molise. Un disfattismo tutto nostro, insomma, che impedisce di apprezzare le reali qualità di questa regione e le sue immense prospettive. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Qualità e prospettive di questa regione che si sono realizzate, ad esempio, nel campo della sanità privata, con istituti di ricerca e fondazioni come il Neuromed o i Gemelli, stabili punti di riferimento nel panorama sanitario nazionale. Eppure si tenta con ogni mezzo di forzarne la contrapposizione con la sanità pubblica e imporre una scelta, quando invece l'unica scelta sensata sarebbe quella di integrare il pubblico con il privato, pretendere una quota più alta dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale e garantire così anche ai cittadini molisani le migliori cure e il diritto costituzionale alla salute, un diritto che non conosce clausole di sorta calcolate sul numero degli abitanti. A star dietro a questo disfattismo generale, del resto, non meritavamo nemmeno l'Università del Molise e meno che mai la Facoltà di Medicina. Come se le conquiste di civiltà e democrazia fossero riservate alle sole regioni ricche e popolose, restando nella metafora un complesso di inferiorità collettivo che forse spiega anche le recenti disavventure del Campobasso Calcio. Annovera anche oggi la nostra regione, invece e malgrado tutto, autentici giganti industriali come la Molisana o la DR Automobili, fiori all'occhiello di questa piccola realtà e della sua riconosciuta vocazione imprenditoriale. Per non parlare dei vini, della tradizione dolciaria, olearia o lattiero-casearia, una miriade di imprese disseminate su tutto il territorio e che portano alto il nome del Molise. Anche il turismo è in forte crescita. C'è Termoli in prima linea, ormai affermato polo attrattivo del settore, ma è la costa adriatica nel suo insieme a registrare ogni anno altissimi numeri di presenze. Così come inizia a far registrare incrementi anche un turismo alternativo, forse ancora di nicchia, quello che riscopre i nostri piccoli paesi, i borghi, come si dice adesso, che conservano il fascino antico della quiete e dei silenzi, con le rocche, i palazzi, i castelli, le vie ricamate nei centri storici. Ma non basta un servizio televisivo per esaltare con amore quante cose belle vanta il Molise. Dai misteri di Campobasso alle stazioni sciistiche di Campitello e Capracotta, dai siti archeologici di Sepino e Pietrabondante al Museo Paleolitico di Isernia, dalle campane all'Andocciata di Agnone, passando per le vie della transumanza di Frosolone, le coltellerie, i merletti festival, le mostre, le manifestazioni culturali, il folklore, l'ambiente, le oasi naturali. Cose belle, sì,
che meritano di essere valorizzate, applaudite, potenziate, rilanciate. Il Molise ha tutte le carte in regola, non solo per continuare a esistere, ma per trovare la sua giusta dimensione, proporsi e proiettarsi in un futuro migliore. Se solo cadesse quel velo di rassegnazione e scetticismo che le impedisce di spiccare il volo e si tornasse a lavorare sulle idee e a rimettere insieme i talenti, le professionalità, le competenze. Abbracciamola questa nostra terra, perché merita molto di più. Perderte, perderte.